Siamo in un momento in cui intanto accolgo assai favorevolmente un contributo che adesso cerco di, diciamo, di localizzare, no? Dal punto di vista logico-culturale. L'urbanistica è una brutta bestia e in questo momento molto maltrattata, perché quando si parla di urbanistica si intende impedimenti, si intende intralci burocratici, si intende perdite di tempo, si intende speculazione, si intende azioni contro la volontà delle comunità locali, si intende tantissimo di negativo. Recuperare il positivo della pianificazione significa recuperare un pensiero per un futuro. Allora, l'INU sta cercando di rimettersi in carreggiata, orientando un pensiero per il futuro in cui la pianificazione come progetto, il progetto come pianificazione, siano quella modalità di affrontare la realtà che ti permette prima di pensarla, poi di descriverla, poi di progettarla con gli strumenti di qualsiasi progetto e poi di trovare le risorse, perché se no sono chiacchiere vane, e poi di farla. Non siamo quindi, dal punto di vista dell'atteggiamento culturale nei riguardi dell'invenzione del progetto, non siamo in un momento positivo, ma lo dobbiamo riconquistare. Non siamo in un momento positivo perché, ad esempio, dal punto di vista della pianificazione urbanistica, la pianificazione è stata sparpagliata in 18 leggi regionali, tutte una diversa dall'altra, con nomi uno diverso dall'altro. I piani sono descritti tutti in modo diverso. Chi dovesse fare un'operazione di razionalizzazione di questa babele dovrebbe diventare pazzo. Da questo punto di vista vi consiglio di leggere l'editoriale dell'ultimo numero di Urbanistica di Federico Oliva, perché descrive esattamente la confusione che c'è in questo momento. A questo naturalmente si accresce, oltre al fatto che non c'è un indirizzo culturale determinato, la cattiva prova dell'efficienza della strumentazione urbanistica. Però tutto ciò detto, io sono convinto che la pianificazione è necessaria. È un modo per affrontare la realtà, è un modo per affrontarla bene. A questo punto, siccome questo lo considero un esempio di piano settoriale, anzi nemmeno un esempio di piano settoriale, è un piano settoriale ed un piano settoriale, perché è il piano settoriale della ciclabilità di un piano settoriale che è quello della mobilità. Almeno così è stato fino adesso interpretato. Allora, ben vengano i piani settoriali se sono piani, nel senso che inventano modi per risolvere quel problema, e come in questo caso diciamo il contributo segna un passo in avanti. Però senza mai dimenticare che, essendo un piano settoriale, ad esempio ha bisogno di integrazione con gli altri piani settoriali della stessa mobilità. Quando si fece il piano regolatore si combatté 10 anni per realizzare una cosa che aveva un acronimo, si chiamava PROIMO, Programma Integrato per la Mobilità. Significava che non si poteva pensare alle biciclette senza pensare a dove mettere le biciclette, o non si poteva pensare alle biciclette senza pensare che dovevano andare sui treni, o che non, cose che poi prima Roberto ha detto bene. Però se si perde di vista il tema dell'integrazione, molte delle possibilità dell'integrazione col resto delle reti di mobilità, lascio stare il discorso dell'integrazione della mobilità con la pianificazione urbanistica, perché se no stiamo qui chissà quanto tempo, ma anche quello è un tema importante. Molte cose, diciamo, si possono perdere per la strada, anche con una considerazione, secondo me, positiva in questo caso, di un piano settoriale, perché comunque è stato fatto dalla provincia. Quindi c'è la scala giusta, perché è la scala d'area vasta, è la scala che, se è la provincia
o se è la nuova città metropolitana, che comunque è stata individuata col decreto ultimo nato, cioè è una cosa che si sta costruendo faticosamente, perché le obiezioni sono tante, però la scala è quella giusta, tant'è vero che nel decreto che dice che cosa dovrà fare la città metropolitana futura, piano della mobilità, cioè la mobilità è competenza di un ente intermedio. Purtroppo la provincia è un ente intermedio, diciamo, fasullo, perché non ha, qualcuno prima ha detto, o te o Manuela Manetti, cioè non ha risorse, poche, e soprattutto non ha strumenti decisionali, non ce l'ha come competenza. È la prima volta che in un decreto ministeriale si dice che la competenza della mobilità è in capo o alle province o alle città metropolitane. E questo è successo 5 mesi fa. Però voi vi immaginate come la mobilità possa essere guardata all'interno del confine comunale? Una cosa che non, specialmente in una città metropolitana come Roma. E quindi il campo, diciamo, provinciale è il campo provinciale, o futura città metropolitana è il campo giusto per affrontare questi temi. Allora, speriamo che la provincia o mantenendo la sua entità istituzionale, diciamo la sua forma istituzionale, oppure cambiando verso la città metropolitana, tanto il campo è sempre quello, abbia però la capacità di portare avanti questo tema che è un piano settoriale, ma è fondamentale, perché ci dovrebbero essere tanti altri piani settoriali e tanti altri interventi che, integrati tra loro, ci danno poi il quadro che rende possibile un intervento sulla mobilità di un certo peso, di un certo rilievo. Se non si riesce a fare tante cose, tra cui spostare le biciclette sul mezzo pubblico, ad esempio, molti degli obiettivi vengono tagliati. Quindi giudico questo passo un contributo di tutti, dell'INU verso la mobilità sostenibile, per i ciclisti, per chi ha partecipato a questa operazione. Ciclisti potenziali ce ne stanno tantissimi, specialmente in carenza dei quattrini, quindi cioè, è un fatto oggettivo, no? Però bisogna che poi le condizioni per poter andare in bicicletta siano molto migliori di quelle che sono. Io lo vedo adesso anche con piccole esperienze che cercano di mandare i bambini a scuola in bicicletta o di farli accompagnare in bicicletta solo nei percorsi casa-scuola, non stiamo parlando di chissà che cosa, percorso casa-scuola è impossibile, cioè, o si fanno dei percorsi protetti che possono essere pedonali o ciclabili, oppure il percorso casa-scuola, pur essendo 200 metri, 300 metri, 400 metri, diventa impossibile. Però questo raggio, che è un raggio minimo, potrebbe risolvere un sacco di problemi, perché le mamme potrebbero non accompagnare i bambini col SUV a scuola, con un vantaggio, penso per tutti. Ma questo è solo un esempio, perché ce ne sarebbero tanti altri relative ai vari tipi di spostamento, no? Perché questo non so nemmeno come considerarlo, perché non è casa lavoro, no? No, non è nemmeno un divertimento, non è nemmeno, cioè, è uno dei percorsi urbani che potrebbero essere meglio utilizzati. Le scuole, per esempio, potrebbero benissimo avere degli spazi per le biciclette dei bambini, cosa che oggi non hanno. Non è una cosa complicata, cioè, è uno spazio per le biciclette dei bambini. E con questo dico che qualsiasi altro passo si possa fare per proseguire questa attività verso la concretezza, che era uno degli obiettivi richiesti, è un passo giusto. Speriamo che la provincia regga e che noi pure reggiamo.